Roma di giorno. Le notizie della capitale con Elisa Mariani. Bentornati a Roma di giorno, seconda parte del nostro spazio dedicato all'informazione e all'approfondimento giornalistico. Come ogni giovedì, ora questo spazio sarà dedicato all'approfondimento delle notizie che riguardano il territorio. In questo caso andiamo nel Basso Lazio. Per farlo, come sempre, mi avvalgo della presenza di un esperto, quindi do il mio benvenuto in collegamento video al direttore di Tempo Reale Info, Giuseppe Mallozzi. Buongiorno Giuseppe, ben trovato. Buongiorno Elisa. Come sempre un piacere per me averti qui oggi a Roma di giorno. Andremo ad approfondire tre notizie partendo come sempre dalla cronaca insieme a te. E so che c'è stata, insomma, questa notizia è un po' forte, no? Truffa ai danni dello Stato, è stata aperta un'inchiesta su 7 carabinieri. Sì, sono 7 militari in servizio a Formia che al momento poi sono stati trasferiti in altre caserme proprio perché è in corso questa inchiesta che è stata aperta dalla Procura Militare di Roma. Allora, questa presunta truffa ai danni dello Stato riguarda alcune anomalie riguardo appunto una serie di discrepanze che riguardano gli orari di entrata e di uscita, quindi in particolare dei servizi che sono stati svolti durante l'estate del 2022, in particolare per garantire l'ordine pubblico in occasione di alcuni eventi estivi che si sono svolti sul territorio di Formia. Ebbene, la situazione riguarda appunto il timbro del cartellino che non sarebbe poi, come dire, l'orario non sarebbe compatibile con appunto la presa di servizio delle 7 persone. Si tratta di quattro sottufficiali e di 4 militari semplici, di 3 militari semplici che hanno chiaramente avuto questa inchiesta aperta sul proprio profilo. Al momento è stata chiusa appunto tutta la serie di indagini e si dovrà vedere se poi ci sarà un rinvio a giudizio. In particolare il danno non sarebbe un grande danno dal punto di vista, come dire, del servizio, perché comunque è stato garantito. Il problema è chiaramente riguarda il comportamento definito grave, perché mette in cattiva luce chiaramente l'arma dei carabinieri, perché certo, insomma, le forze dell'ordine dovrebbero garantire anche la morale, non solo appunto servire l'ordine pubblico. Il fatto pubblico, di proteggerci, quindi, diciamo, ecco, certo. C'è comunque una questione anche morale di cui l'arma dei carabinieri si fa comunque portavoce da sempre, per cui il comandante provinciale e anche poi della caserma di Formia hanno subito operato su questa situazione allontanando i 7 militari che, ripeto, sono adesso in attesa di sapere, insomma, se ci sarà un rinvio in giudizio oppure no. Certo, ci sono state delle dichiarazioni da parte del comandante, magari in no, riferimento a questa vicenda, ancora no. No, stretto riserbo sulla questione, come credo sia giusto, insomma, è una questione comunque delicata. Ripeto, va del buon nome dell'arma dei carabinieri, quindi vedremo che cosa comporterà questa inchiesta. Certo, ci spostiamo ora Giuseppe sul filone delle truffe, perché so che insomma sono stati emanati, diciamo, diffusi dei falsi finanziamenti e in manette è finito un cinquantenne di Ravenna, però in questo giro di truffe purtroppo sono finite anche Latina e Frosinone. Sì, sono più di 500 le persone raggirate in tutta Italia, è un buon numero, sono chiaramente nel sud Lazio. Questo pseudo imprenditore, chiamiamolo così, si spacciava come consulente per erogare dei finanziamenti a fondo perduto erogati appunto dall'Unione Europea sia in favore delle imprese, quindi piccole e medie imprese, e sia dei singoli privati. In pratica lui prendeva tra i 600 e i 1200 euro perché si faceva, come dire, promotore di questi finanziamenti, quindi svolgeva tutte le pratiche che poi avrebbero portato all'erogazione vera e propria di queste somme di denaro a questi ignari contribuenti.
In tutto si è calcolato che avrebbe intascato circa 600.000 euro, quindi una somma molto importante. E quello che è stato anche abbastanza bravo a raggirare le persone, questo cinquantenne, perché chiaramente quando si fa una truffa, diciamo, si devono anche fare degli incartamenti, produrre degli incartamenti, ed era bravo anche a falsificare i documenti, inserendo anche i loghi dell'Unione Europea, di vari istituti di credito. E quindi chiaramente era riuscito a convincere queste persone della bontà di queste operazioni. Le prime avvisaglie le hanno avute appunto alcune di queste persone perché avevano anche aperto, chiaramente avevano anche acquistato dei prodotti credendo di avere poi questi soldi e poi chiaramente al momento di pagare hanno visto che questi soldi non arrivavano sul proprio conto. Per cui Si trattava di una truffa, appunto è stata certo. aperta questa inchiesta dalla Guardia di Finanza di Faenza che ha colpito, che è arrivata chiaramente anche nel sud Lazio. Certo. Tra le altre cose, Giuseppe, tu forse ti sarai reso conto che insomma, la questione della truffa, soprattutto online, si sta diffondendo a macchia d'olio ultimamente. Vuoi anche un po' forse per la crisi economica, no? Cioè, ci sono persone che hanno bisogno di liquidità, hanno bisogno di soldi e quindi magari si affidano senza saperlo a persone che sono prevalentemente senza scrupoli, no? Sei d'accordo con me? Però questa diffusione a macchia d'olio della truffa online potrebbe diventare un problema. Beh, io la vedo come un'evoluzione delle truffe di una volta, cioè il cosiddetto La truffa pacco del che si faceva, mattone. sì, truffa del mattone, ma anche il pacco, no, che si faceva. È chiaro che adesso si usa molto il cellulare, si usa molto il computer, internet, per cui anche le forme di truffa si sono evolute ai tempi che chiaramente che stiamo vivendo. Certo. Non è un caso, per esempio, anche sui social che ci sono spesso e volentieri dei promotori finanziari che lasciano dei commenti sotto magari qualsiasi articolo, eccetera, proprio per carpire la buona fede delle persone. E poi operare la truffa. Il problema è che molte persone, soprattutto le anziane, non hanno magari anche gli strumenti culturali per capire di stare davanti ad una persona che li vuole imbrogliare, perché Esatto. spesso si dà la fiducia più magari ad una persona che non si conosce, ad uno sconosciuto, anziché magari chiedere il consiglio ad un familiare. Poi vabbè, Certo. rientriamo nella dinamica dei familiari, che spesso magari sono dinamiche anche abbastanza complicate, per cui Controverse, verissimo. si tende quasi più a dare retta ad una persona che magari si incontra così per strada, anziché poi, ripeto, chiedere il consiglio magari ad un figlio, ad un cognato, ad un suocero, insomma. Certo, il consiglio che possiamo dare è ovviamente di prestare la massima attenzione. Giuseppe, chiudiamo andando a Latina, perché so che insomma, è stato erogato un bonus idrico locale per il territorio del Lato 4 e ne potrebbero beneficiare circa 50.000 utenti. Sì, questa è una novità, diciamo, di questi giorni. Legato 4, Lazio Meridionale Latina, che chiaramente si occupa del sud Lazio, perché rientrano non solo i comuni di Latina, ma una parte anche dei comuni della provincia di Frosinone e qualcosa della provincia di Roma, qualcuno della provincia di Roma, diciamo, più periferica che è adiacente chiaramente alle due province del sud Lazio. E questo è un bonus idrico che va ad affiancare quello nazionale, perché c'è anche quello nazionale che fornisce gratuitamente 18,25 metri cubi di acqua su base annua per ogni componente della propria famiglia anagrafica. Quindi a questo vengono poi sommati un altro piccolo bonus, che è quello appunto che viene erogato dal Legato 4. Sempre, si tratta sempre di famiglie chiaramente meno abbienti, quindi con un ISEE non superiore a 9.530 euro, oppure nuclei abbastanza numerosi con quattro figli a carico e ISEE non superiore a 20.000 euro. Quindi insomma è sicuramente diciamo un'agevolazione per chi magari in questo momento ha bisogno e soprattutto per quanto riguarda un bene prezioso come l'acqua, è sicuramente un toccasana.
Certo, assolutamente, specialmente poi in tempi come questi, tralasciando gli episodi tragici che insomma si sono susseguiti, c'è stato anche il problema della siccità, no? Quindi in un certo senso, però questi benefici diciamo, si stanno anche in questo caso, le istituzioni rispondono in un certo senso ai bisogni dei cittadini, no? Si parla spesso di cittadini che vengono dimenticati, invece questa iniziativa mi sembra un'iniziativa benefica, no? Per le persone che hanno bisogno soprattutto di questi tempi e di in questa parte di territorio, no? Sei d'accordo con me? Sì, da questo punto di vista le istituzioni sicuramente si muovono. Se posso fare una piccola critica, è che si va però Certo. di bonus in bonus, quando magari si potrebbe anche poi cercare di sforzarsi un po' di più per cercare come dire, creare una situazione magari meno critica per le persone. Detto in parole povere, creare le condizioni economiche per creare lavoro e quindi non si dovrebbe poi operare ogni volta con bonus di ogni tipo. Assolutamente, mi trovi perfettamente d'accordo con te, in effetti, Giuseppe. Speriamo che arriveranno tempi migliori in questo senso, mettiamola così. Bene, io ti ringrazio per essere intervenuto anche oggi qui a Roma di Giorno. Ricordo, come sempre, come ogni giovedì, che temporeale.info è quotidianamente aggiornato con tutte le notizie di cronaca e di attualità che riguardano il territorio ed è anche possibile ascoltare gli articoli se siete impegnati e soprattutto se siete alla guida. Ti ringrazio Giuseppe, noi torniamo nuovamente giovedì prossimo con altre notizie. Altri approfondimenti sempre in tua compagnia. Grazie davvero. Grazie a voi e buona giornata. A presto. Bene, ci fermiamo nuovamente per un breve minuto di pausa. Ci rivediamo tra pochissimi istanti per parlarvi di un evento molto speciale che riguarda gli archivi di Roma. Restate con noi. Roma di giorno. Le notizie della capitale con Elisa Mariani.